Bella a tutti ragazzi, con voi Vincent e oggi siamo con The Joy of the Creation, che poi sarebbe The Jock, Story Mode. La volta scorsa feci The Jock. Non prende! Sto scemo non prende! Era Halloween Edition, che lo rifarò ad Halloween, vabbè, sì. Se tu ovviamente ti avventuri in una casa. Tobias. Hey Nick, the house. It's yours. Finally, after so long. Thanks, man. Grazie, uomo. Omuncolo. Che poi aveva pure le chiavi, cioè. It's been years, decades at least, since I've been inside this house. I lived here when I was just a kid, with my family. My mom, my siblings, my dad. I received a call from Tobias telling me that they were finally ready with the repairs this morning. Took them long enough. Heh, it's funny. Even after what happened, and all that time away from home, it looks just like I remembered it to be. Is my memory that precise? Of course, things like the furniture and photos aren't here anymore, but hey, can't blame anybody for that. Right. I guess I'm going to use that memory for something useful. I don't have the full story. Nor do I know why it happened, but I can tell you how it started. Everything else is up to you to figure out. This is the story of the night I lost my home, my childhood, and almost my family. When Five Nights at Freddy's just ended. Vabbè. Ah, però metterci un cartello con su scritto aprire la porta per iniziare, non lo so, qualcosa. Mo. Hello? What are you doing in our house? Sorta di mani che hai. Che schifo. Yes. Ma mo' diventa Super Saiyan. Michael! Che assurdo. Ma ce ne ho già una di lampada in faccia. Non vorrei che... Rosso di sera, buon tempo si spera. Chi era quello? After that, Dad carried the stranger to our guest room. Vabbè, ma fino a mo' dobbiamo solo vedere il filmato. To let him rest in our house for a night. Or at least, while I collected his thoughts. After that, Mom put me in bed. I can't remember much about Michael, but I knew he wasn't a bad person. Or, at least he didn't look, you know, dangerous. I was young, so I guess I just didn't know any better. Certainly didn't know what a burglar was, that's for sure. Not that I was implying he was, I never talked to him again after that. Well... Except for when the storm happened. That's when I woke up on my bed and I saw them. Oh, forse si inizia a fare qualcosa. Mentre per interagire con gli oggetti. Aia. Non ho capito, ma quindi noi siamo bambini. È comparso magicamente lei. Vabbè, continuiamo. Qui non mi ricordo. Là c'è qualcosa che lampeggia. Pensavo che eri un bambino che...
poi a parte fare questo, è questo, si può fare qualche altra cosa. Guarda, se per questo mi fanno già spaventare solamente i fulmini, ma te lo dico. Cioè, fatto ciò, devo solo resistere a questo qui, a Freddy, prima che mi cattura. Vabbè, ma per non farmi catturare, come dovrei fare? C'era scritto che con X potevo interagire con gli oggetti. Qualcuno alla finestra? Sporchi maniaci! Fatevi vedere. Chi è che bussa? Non vi fate vedere perché io sono un bambino. Cos'era? No, l'ha fatto qualcuno. Ho capito che cos'è che ha fatto. Ha fatto il figlio di buona madre che è. Perché comunque alla fine non è che è quel granché. Cioè uno dice, ma la story mode dovrebbe essere più semplice. Perché alla fine, cioè, videogiochi horror, però fatti a storia, c'è un modo per andare avanti. Cioè, cavolo, sono riuscito a resistere. Sono riuscito a... affetto? Hai detto affetto? Questa è l'unica cosa che posso fare. Stoppare il tizio che parla e fare su e giù per le cose qua. Ma si può chiudere qua, no? Perché... si può chiudere la finestra. Ah, e sapevo di dirlo prima, cavolo. Quindi quando lampeggia il pallino qua posso fare qualcosa. Vabbè, ma quante cose posso fare, in tutto ciò? Cioè, non dirmi che tu puoi fare soltanto questo? Solo questo puoi fare? Sei un bambino agile, caro. Scusa, allora i miei genitori che stanno a fa, no? Ma che ti spaventa un bambino? Cioè, è illegale. Già mi sta iniziando a piacere molto di più questo gioco. No, le mortacci sue. Sì, lo vedo lì, Freddy. Non è certo una bella persona. Magamago. Ho sentito seriamente Magamago. Cioè che poi c'è pure la tazza in mezzo. Ma perché l'avete messa in mezzo la tazza? Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Io sono un bambino armato di luce e di tenda. L'ho visto, vi giuro. Ho capito come si gioca questo gioco. Vattene. Non te le do le chiavi, ce le ho io. Rimango dentro io. E poi seriamente, ma questo entra solo dalla finestra. E allora le porte a che servono? Cucù. Pip pip. Ciu ciu. Buongiorno. No, non vogliamo la pizza, non l'abbiamo ordinata. Come faccio ad allontanarlo quello? Ero ritornato nella cucina. Le porte le abbiamo comprate dall'IKEA, se vuoi... posso dirti io dove... cioè, le porte sono sempre le porte, eh. Ti spaventi così facilmente? Ma che cosa così facilmente? A Bonnie! A piacere! Felicissimo di incontrarti! Comunque, abbiamo incontrato due bei ragazzoni, di cui uno è Bonnie. Seriamente, ma quelli come si fanno ad allontanare? Non certo con la lampadina, perché con la lampadina lo ci ho provato. Ma aspettate, ha aperto la finestra. Sì, vabbè, quanto sono scemo. Cioè, mi ha fatto credere. Ma che sì, proprio è uno che deve essere menato forte, oltretutto, eh. E non che guardi con quegli occhi, eh. Tu proprio vuoi essere menato forte. Oh, basta, mo, hai rotto. Elo, ma che elo, elo. Good night. Ma tu cacchio. Non se n'è andato. Ma tanto voi ma visto che ci sei, ma perché non mi lavi le finestre là? I vetri delle finestre. Ah, se n'è andato, no. Guarda, se no, Jess. Come si fa a chiudere? Come? Rimani là! Là devi... ho detto di rimanere là, perché ti sei mosso? Sì, vabbè, ma come si fa a chiudere la porta là? Io non so come fare. Chi ha quest'ora? La polizia, Bonnie, state buono però, eh. Look up while sitting, per dormire, aspetta. Look up, guarda. Guarda sopra. Mentre ti siedi e abbassati. No, a sinistra, perché quando prendi a sinistra. Ho capito tutto, si può andare avanti, vai. Ultima volta, ultima. Basta parlare perché combattiamo. Mi pare che però devo dormire solo se arriva la papera lì, meccanica.
da questa parte. Per non farmi spaventare da lì, devo dormire. No, no, ho aperto la finestra. Sì, ma se tu non te ne vai, come faccio a sapere quando te ne vai? Da dove? Da dove? Ho fissato la finestra, da dove? No, oh, non ci intendiamo, non ci siamo capiti. In realtà non era questa l'ultima volta, cioè... L'ultima volta mi ha fatta bene, non a essere spaventato così, eh? Cioè, così non è valido. Quello non se ne va. Come faccio a sapere quando se ne va, sto cretinone? Posso sapere, cioè, se apro la porta sono morto a prescindere. Cioè, come faccio a... A meno che devo dormire, ma come faccio? Ho il tempo di aprire la finestra, di aprire le tende che già vengo sbranato da piccolo cucciolo. Vattene. Vattene, cosa che ti lancio? Non ti lancio niente, basta che te ne vai, eh? Aspettate, forse c'è bisogno. Funziona sempre, vai! La bacchetta magica funziona. In poche parole, l'unica cosa che posso vedere sono le ore. I minuti no, perché i minuti sono nascosti da quella cavolo di tazzina. No, però io voglio dormire, eh? Poco mira... Ci sono riuscito. Ah, quindi io posso dormire anche se la luce è accesa. Capito? Fatti vedere. Cioè no, me lo sono di fai vedere. Facciamo prima. Madonna. Poi è brutto. Ho aperto la porta. Allora. Vabbè, ma dai, ma uno compra la porta, un altro compra lì, e come faccio? Che poi è possibile mai che quello... Se io aspettavo che Freddy se ne andava dalla finestra, possibile che quello mi dava il tempo di aspettare a lui? Ma quello a prescindere mi avrebbe sbranato. Cioè, io sarei rimasto con le mani così alle finestre, e quello da dietro a sbranarmi. Ragazzi miei, ce la vedremo in una prossima puntata. È stato divertente, sì, sono stato sbranato da piccolo cucciolo un miliardo di volte. Però quello che sono contento è che almeno sono riuscito a capire come si fa la maggior parte del gioco. Perché sennò ad andare avanti a sto gioco non si può. Certo, se non mi vengono tutte e due allo stesso tempo, cioè, è una cosa in più. Però il massimo che sono riuscito a fare è l'una di notte. Spero comunque che questa puntata vi sia piaciuta. Se così è stato, mettete un bel mi piace. Commentate e iscrivetevi se non avete ancora fatto. Speriamo che nella prossima puntata riesco a dormire molto di più. Anche perché sono un bambino. Cioè, sono un bambino. Ho tutto il diritto di rimanere a dormire. I genitori sono stati già sbranati. O forse l'unico modo per disattivarli questi androidi era con un telecomando tipo a Dragon Ball. E allora gli androidi si sono ribellati al proprio padrone.